Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie. No, non fate così, che sennò Renzi pensa che sia per lui. No, che sennò il megalomane di Firenze pensa che Pontida sia per lui. Mi spiace per chi si chiama Matteo e abbiamo questa sfiga, però fa niente. Io vi ringrazio. Ragazzi, è già difficile essere qua. Non rendetemelo ancora più difficile, perché non ci ho dormito stanotte. Da militante fra i militanti avevo preparato qualche riga che non leggerò, perché qua c'è il cuore. La testa la riprendiamo in mano da domani. Il primo è un enorme grazie per tutti voi, perché siete uno spettacolo. Grazie che è partito alle 3 di stanotte. Grazie che è partito dalla Sicilia, dalla Sardegna. Grazie a chi ci ascolta da casa via radio, perché è malato, perché magari non hai 20 euro per venire a Pontida, quei 20 euro che l'Italia di schifo regala a chi sbarca, quei 20 euro diamoli alla nostra gente, ai nostri disabili, a cui va un'elemosina di 10 euro al giorno, 10 euro al giorno ai disabili italiani, 40 euro a chi sbarca domani mattina. Questo è razzismo nei confronti degli italiani. Basta con queste schifezze. Però siccome non è giusto che vi veda solo io, vorrei che venissero insieme a me su questo palco il futuro. La battaglia della Lega non è una battaglia che guarda indietro, è una battaglia che guarda avanti, è una battaglia che ha bisogno di entusiasmo, di forza, di coraggio, di energia, di mamme, di papà e dei loro splendidi bambini. Venite a far vedere qual è la battaglia della Lega per il futuro. Facciamo vedere che il 25 maggio si sceglie per loro, qua davanti, qua insieme a me. Il 25 maggio la battaglia della Lega è per loro che hanno 2, 3, 4, 5 anni. Tutti gli altri sono il vecchio. Noi abbiamo il nuovo, abbiamo questi sorrisi, abbiamo questi bimbi, abbiamo le mamme, non i genitori uno o due, abbiamo le mamme e i papà, lasciamoli a Bruxelles, i genitori uno o due, a Pontida, in Padania, in Italia ci sono mamme e papà che non cantano le canzoncine come Renzi, ma che crescono da piccoli padani e sono disposti a far battaglia, e noi siamo disposti a fare battaglia con loro. È questo che mi dà forza, è questo che mi dà coraggio. Quanti siete? Quanti siete? Qualche bimbo aveva un po' di paura? Fategli sentire l'applauso di questo splendido prato. Ma che roba, è come allo stadio quando gioca il Milan, ma che roba. E quindi la battaglia è una battaglia per il futuro. Domani è l'anniversario di una morte di un ragazzo che morì prigioniero in una prigione straniera a 27 anni in difesa del suo popolo. Domani è l'anniversario non della morte, ma della seconda vita del patriota irlandese Bobby Sands, che diceva che non stroncheranno mai la voglia di libertà fino a che ci sarà un patriota con questa voglia. E su questo palco ne abbiamo una marea di patrioti attuali e soprattutto di patrioti futuri. Queste sono le radici della Lega che corre, che sorride, che progetta, che prepara la speranza, perché liberarsi da quella gabbia criminale che è l'euro significa tornare a lavorare, ma tornare ad avere dignità, a programmare il futuro con la famiglia, a poter avere i soldi per mandare i bimbi all'asilo nido e a recuperare il sorriso,
perché oltre a tutto lo Stato italiano e Bruxelles ci hanno rubato il sorriso e noi con questi bimbi e per questi bimbi vogliamo tornare a sorridere. Grazie ragazzi, perché noi stiamo facendo questo per voi e per voi, e quindi avervi sul palco è per me la gioia e l'immagine più bella. Io potrei finire così col vostro applauso, il vostro sorriso e questi bimbi e queste bimbe, perché questo è Pontida, questo è il futuro. Alla faccia della Fornero, maledetta, guardali in faccia, maledetta, ladra di pensioni, ladra di stipendi, ladra di lavoro, ladra di futuro, torna all'asilo invece di fare la politica e invece di fare la professoressa. E noi raccoglieremo 500.000 firme, il vero decreto del lavoro lo facciamo noi, altro che Renzi Alfano. Se raccogliamo 500.000 firme in tutti i comuni italiani, cancelliamo quell'infamia che si chiama legge Fornero e da Bolzano a Catania torniamo a lavorare. E vaffanculo la Fornero e chi le ha fatto fare il ministro. Scusate bimbi, non si dice. Non si dice, m'è scappata. Ci stava. Le mamme mi hanno perdonato e quindi ho il perdono delle mamme e quindi la battaglia la facciamo per voi. Io adesso non voglio sequestrare tutti questi splendidi bimbi che hanno fame, che hanno sonno, che hanno sete. Chi vuole, visto che siamo qua a festeggiare la vita, a preparare il futuro, a restituire un percorso di speranza, chi vuole va in bagno. Chi, prima di tutto, la salute dei bimbi. Chi vuole mi segue invece a quell'albero là, per voi che guardate il palco sulla vostra sinistra, c'è un albero in più a Pontida quest'anno che è l'albero della vita, dove adesso per 2 minuti andiamo a ringraziare quelli che hanno combattuto per 20 anni insieme a noi e non sono più fisicamente insieme a noi, ma ci stanno seguendo da lassù, perché l'anno scorso erano in tenda, erano di Bergamo, erano di Treviso, erano di Como, erano di Sondrio come la splendida Vittoria, erano di Padova, erano di Genova, erano di Milano, erano di Osio. La nostra battaglia continua per loro, quindi chi vuole venire a fare 2 passi prima dei 20 minuti di comizio politico per i telegiornali. A proposito, grazie alla stragrande maggioranza i colleghi giornalisti che sono qua onestamente a fare il loro lavoro, mi si permetta un momento di compatimento per qualcuno, e penso a uno su tutti che ha scritto: oggi quello che resta della Lega si trova a Pontida, il Fatto Quotidiano. Ma vada via i ciap al Fatto Quotidiano. Probabilmente il fatto che abbiano depenalizzato l'uso di droghe al Fatto Quotidiano non fa bene. E quindi questo è quello che resta della Lega. Guardate lo spettacolo che si vede da qua. E poi un pensiero di tristezza anche a quella televisione pubblica che si chiama Rai, che coi soldi vostri ci prende per scemi facendo gli spot per l'Europa e per l'euro. Vergogna, i soldi del canone non servono a fregare gli italiani. Non servono a fregare gli italiani. Andiamo a fare cose più serie. Bimbi, chi vuole scenda fino all'albero, occhio a non cadere. Là ci sono i parenti, quando arrivo 2 minuti per lanciare verso il cielo il gemellaggio che dall'albero della vita arriva fino a lassù, dove ci stanno aspettando. Loro scendono da là. Tu dici che c'ho il fisico? E il mio pensiero va innanzitutto alla mamma e al papà della Vittoria, che è morta
la notte del Venerdì Santo in un incidente stradale che non erano mai avvenuti a Pontida, e sono qua perché la Lega non è un partito ma è una famiglia, e io sono orgoglioso di essere un membro di questa famiglia. Dove sono quella mamma e quel papà? Fategli sentire l'abbraccio di un popolo che va al di là dei simboli di partito, va al di là delle polemiche politiche. Vittoria oggi è qua, come qua il fiore, come sono qua tutti coloro che non ci sono più. E quindi grazie a voi, perché siamo una bellissima comunità. E grazie a chi ci ha portato fino a qua, perché senza Umberto Bossi non saremmo mai arrivati fino a qua. E quindi grazie Umberto, perché quest'albero è anche per te, e questi palloncini siano lasciati liberi di volare, di sognare, di sperare la libertà della Padania e di tutti i popoli italiani che vogliono vivere liberi e non schiavi. Grazie ragazzi. Grazie. Questa è Pontida, questa è la Lega, questa è la vita, e le battaglie che faremo nei prossimi anni sono per voi. Grazie Vittoria, grazie a tutti coloro che ci hanno portato fino a qua. Bimbi, adesso voi fate quello che volete. Dov'è la cornamusa? Ce l'abbiamo per un minuto? Eccoci, venite avanti ragazzi, venite avanti. Lasciamo... Vai, un minuto, questo è dedicato a tutti coloro che non sono fisicamente qua, ma è come se fossero qua. Grazie alle baguette. Grazie, sempre con noi, tutti dal primo all'ultimo, sempre con noi. Grazie ragazzi. E io passerei volentieri dal futuro a un presente incredibile che lo Stato italiano ha messo in galera per 3 settimane. Ha messo in galera 24 pericolosi indipendentisti. Ha messo in galera 24 pericolosi indipendentisti. E io, alcuni di questi pericolosi indipendentisti, terroristi che hanno fatto paura per le loro idee, li vorrei con me adesso sul palco, perché li vedeste in faccia e foste voi il Tribunale della Repubblica a decidere
se è questa gente che deve stare in galera o è gente che invece merita di combattere per le sue idee. Eccoli qua, guardate che sovversivi, guardate che violenti, guardateli, eccoli. Gli spacciatori non vanno in galera, gli indipendentisti sì. C'è qualcosa da cambiare nella giustizia italiana. E un pensiero ancora a chi è prigioniero delle carceri italiane, perché è una vergogna, non si processano le idee, vanno in galera i pedofili, gli stupratori, gli spacciatori e i delinquenti, non questa gente qua. Io, senza mettere cappelli politici, non è una battaglia politica, è una battaglia per la libertà di pensiero e di parola. Non è una battaglia pro o contro la Lega, non mi interessa, non è normale alle 4 della mattina portare in carcere una nonna di 67 anni. Scusi se dico l'età, non si dovrebbe fare per le signore. Con le signore non si dovrebbe dire, ma a 67 anni dopo una vita di lavoro si sta a casa coi nipotini, non si va in galera a Verona. E la battaglia per l'indipendenza la facciamo e la vinciamo, anche perché è ancora dentro. Quindi spero che vi rimangano impresse queste facce e io dico, arrestateci tutti, se siamo pericolosi arrestateci tutti, in Veneto, in Lombardia, in Sardegna, in Sicilia, in Puglia, arrestateci tutti, perché vogliamo la libertà, lo confessiamo, vogliamo la libertà. Grazie ragazzi, per me è un onore. La sorella di Luigi, per un saluto a Luigi che non può essere qua per evidenti motivi, e per chi ci ascolta da casa e per questa gente. Un saluto particolare a mio fratello che è ancora nelle patrie galere italiane e a Marco Ferro che è ancora incarcerato per le loro idee. Quindi cerchiamo di dare solidarietà a tutti e queste persone che stanno pagando per le loro idee, che non è giusto che le persone vengano incarcerate per le loro idee. Grazie a tutti e in particolare al segretario Matteo Salvini, grazie di cuore. Grazie, io potrei finirla qua, però due robe ve le voglio dire. Ma ci tenevo a ricordare a me stesso, a voi, ai giornalisti, che prima ancora che essere un partito, la Lega è una comunità di valori, di uomini, di donne, di idee, e quindi i voti vengono dopo. Qualcuno ha detto fate la battaglia contro l'euro per i voti. La facciamo per tornare a essere padroni del nostro lavoro, del nostro futuro. Non voglio mandare mio figlio col cappello in mano a Berlino per chiedere l'elemosina di un lavoro a 3 euro all'ora, rinnovabile di 3 mesi in 3 mesi. Lo faccia il figlio della Fornero, il lavoro a 3 euro all'ora, rinnovabile di 3 mesi in 3 mesi, o il figlio di Mario Monti. I nostri figli no, meritano qualcosa di più. L'Italia paga 1 miliardo di euro per le missioni all'estero, per andare a proteggere i cittadini in giro per il mondo, e l'Italia non è in grado di difendere i suoi confini e ha 2 marò in India da mesi e da anni, di cui tutti si riempiono la bocca ma che sono ancora là. Io domani, da segretario della Lega Nord, sono orgoglioso di sbarcare in Sicilia, dove hanno chiamato Renzi, non c'è andato, Alfano, Monti, Casini. E allora, se serve la piccola marognosa Lega a dare una mano a tutta la Padania, ma anche alla gente per bene in Sicilia, io domani vado in Sicilia a dire basta immigrazione clandestina, sospendiamo quella cazzata del Mare Nostrum che aiuta gli scafisti. Quei soldi usiamolo in Africa per aiutare quei paesi a crescere, invece di illudere milioni di disperati che in Italia c'è un futuro che non c'è più. E quindi, se per assurdo è la Lega Nord
che era, è e rimarrà per sempre federalista, autonomista, indipendentista, a provare a liberare la gente per bene che vive al sud, io ci sono, noi ci siamo, andiamo a liberarli dall'assistenzialismo, dalla mafia, dalla camorra e da un'immigrazione che ormai non è più sostenibile. Queste bandiere sono le bandiere di tutta la gente per bene. E quindi vediamoli portare un po' di ventate di libertà da queste parti. Libertà che soffia in Catalogna, che soffia in Scozia, che soffia da destra e da sinistra, che sono categorie vecchie in tutto il mondo che vuole rialzare la testa. Abbiamo fatto un'alleanza e per la prima volta nella storia a Bruxelles non ci andiamo da soli, non ci andiamo in 30 su 700. Per la prima volta nella storia, avendo fatto un'alleanza con gli austriaci, con gli olandesi, con gli svedesi, con i danesi, con i finlandesi e con i francesi di Marine Le Pen, che è una donna con due palle così, per la prima volta andiamo là in 200 e gli ribaltiamo i tavoli sulla testa, uscendo dalla gabbia dell'euro e dicendo il lavoro prima alla nostra gente. Un giornalista mi ha chiesto: ma non hai imbarazzo ad allearti coi populisti, con gli xenofobi, coi fascisti del Front National, se dire il lavoro prima ai padani, il lavoro prima agli italiani, stop all'immigrazione, stop all'estremismo islamico, stop all'Europa delle banche, vogliamo l'Europa del lavoro, significa essere populisti? Sono populista, e viva i populisti, meglio populista che fesso, e quindi viva l'alleanza della gente che vuole lavorare. Io vi chiedo l'impegno, perché chiediamo solo di poter lavorare. Per far questo non occorrono i professoroni, non occorre gente che dia lezioni. Paolo VI diceva: non servono maestri, ma per cambiare servono testimoni. Questo valga anche all'interno della Lega: nessuno è su un gradino più in alto rispetto a qualcun altro, siamo tutti sullo stesso gradino, non esistono militanti di serie A e militanti di serie B, a partire dal segretario federale. I volantini, i manifesti, i gazebo riguardano tutti. Se qualcuno in sezione dice io no perché io ho una carica, allora quella carica non è meritata. Prima la strada, poi la poltrona, prima la fatica, poi l'incarico. E questo è un accordo che vale per tutti, non maestri ma testimoni. Mancano 20 giorni, dobbiamo perdere peso, e quello mi sta già riuscendo, voce, e dobbiamo parlare persona per persona, fabbrica per fabbrica, non limitarsi a twittare, perché il mondo non è solo Twitter. Renzi twitta dalla mattina alla sera, peccato che poi non faccia un cazzo, e quindi io preferirei qualche tweet di meno e qualche riforma seria in più. Non ci riesce lui, poverino, gli diamo una mano noi. Ha detto dimezziamo le prefetture. Le prefetture sono il classico ente inutile, parassitario, costoso, non eletto da nessuno. Matteo Renzi domani va in comune a Pontassieve e firma referendum della Lega per cancellarle tutte le prefetture. Mandiamoli a lavorare sti prefetti per una volta, così almeno si accorgono di quella che è la vita normale. La prostituzione, è 60 anni che l'Italia fa finta di niente e vede il racket che controlla le nostre strade, che sfrutta donne, bambini in mezzo alla strada, viotti alle 10 della mattina. L'Europa civile, la prostituzione, la toglie dalla strada, la regolamenta, la controlla e la tassa, e la tassa. Preferisco tassare la prostituzione che non la prima casa. E quindi Matteo, ti diamo una mano,
Lascia perdere Alfano, poveretto, che ormai non si riconosce neanche quando si guarda allo specchio. E ditemi se è di centrodestra un ministro così. Come fa a essere il centrodestra? Salutate Alfano che ci ascolta per radio. Angelino, questo è per te. È per te, per la tua immigrazione clandestina. E verremo noi a liberare la tua Sicilia, di cui sei indegno rappresentante. Di cui sei indegno rappresentante. Se te seminga boon, dimettiti, cambia mestiere. Se non sei capace di bloccare l'immigrazione clandestina, vai a fare altro nella vita. Non ci offendiamo. Nessuno è costretto a fare il ministro a vita. Anche perché un'altra grande, Oriana Fallaci, ci ricordava, e io lo ricordo a me e a voi, che lottare per la libertà non è un diritto, ma è un dovere. Ciascuno di voi si deve sentire impegnato a portare avanti quello che la grande Oriana Fallaci, altro che alcuni scrittorucoli di oggi, ci diceva: la libertà è un dovere, non è un diritto. E noi stiamo facendo un po' di strada, ci stiamo liberando da un po' di palle al piede. Ormai sono tanti i comuni e anche le regioni che hanno rimandato a casa quella schifezza chiamata Equitalia. Non abbiamo bisogno di Equitalia, non abbiamo bisogno di Equitalia, le nostre tasse ce le riscuotiamo noi. Non abbiamo bisogno di chi è forte coi deboli e sfratta, come ho visto in alcune città italiane, dei disabili di 90 anni perché erano indietro di qualche migliaio di euro e poi se ne fotte dei grandi campioni dello sport, dei grandi cantanti a cui fai mega sconti per evasione fiscale. Io sto coi piccoli, non sto coi grandi. I milionari paghino fino in fondo e non rompete le scatole che non ce la fa a pagare una rata del mutuo a fine mese. Non abbiamo bisogno dei signori di Equitalia. Basta euro, dicevamo, che non assolve l'Italia dai suoi problemi. La mafia, la camorra, l'andrangheta, i falsi invalidi, i falsi braccianti agricoli, i falsi tutto quello che volete voi, i falsi. L'Italia è una repubblica fondata sul falso, altro che sul lavoro. Quelli sono e saranno problemi contro cui combattere 24 ore su 24. Però i falsi c'erano anche 12 anni fa. Quanti di voi su questo prato, con tutte le storture del sistema Italia, 12 anni fa stavano meglio, lavoravano di più, avevano il negozio, non avevano l'ansia di pagare il mutuo o di trovare gli euro per cambiare il grembiule per il figlio da mandare a scuola? Quanti di voi stavano meglio 12 anni fa, prima dell'avvento di una moneta sbagliata, e quanti invece si sono arricchiti grazie a questo euro? Le banche, la finanza, quegli imprenditori senza scrupoli che hanno chiuso al nord per aprire in Cina, per aprire in Turchia, per riempirci di merce contraffatta che ingrassa le tasche di qualcuno e porta disoccupazione, fame e povertà. Questo è l'euro. L'euro è la moneta della fame. L'euro è la moneta della disoccupazione. Torniamo padroni di casa nostra, ma della nostra moneta, del nostro lavoro, della nostra fatica, dei nostri negozi, delle nostre aziende agricole. Viva l'agricoltura massacrata da quegli stronzi di Bruxelles, l'agricoltura che deve far mangiare e bere i nostri figli. E invece ci vogliono riempire di schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo, come se noi non sapessimo più coltivare il riso, le arance o mungere le bacche. Vogliamo essere liberi, tranquilli, sereni. Tutto qua. È tanto? Sì. È facile? No. Però chi fa la battaglia può vincerla. In questi 20 giorni vi chiedo uno sforzo. Parliamo con i rassegnati,
con chi magari ci sta seguendo in diretta televisiva o in diretta radio adesso e dice sì, quelli della Lega hanno anche ragione, magari vado a firmare per cancellare la legge Fornero, magari vado a firmare per cancellare i prefetti, per tassare la prostituzione, la loro battaglia contro l'euro è una battaglia sacrosanta, però non so se andare a votare, cambia niente, in tu ci stessi, e poi sto giro o adesso o mai più. Chi sta a casa il 25 maggio ha la responsabilità enorme di negare un futuro libero ai suoi figli. Il 25 maggio non sono elezioni, il 25 maggio è un referendum fra il passato e il futuro, fra il partito unico dell'euro che va da Renzi a Berlusconi, Alfano, a Monti, a Grillo, che ha tante buone idee, con tanti elettori motivati, che però sui due temi più importanti, sui due temi più importanti, ogni tanto qualcuno mi dice siete puliti uguali, fate una battaglia insieme, non posso, vorrei ma non posso, perché sui due temi più importanti, via dall'euro, subito, senza se e senza ma, e stop all'immigrazione clandestina, Grillo piglia per il culo gli italiani, la tira in lungo, difende l'euro, cancella il reato di immigrazione clandestina. O cambi idea e ne riparliamo, oppure andiamo avanti da soli, meglio soli che male accompagnati, meglio soli che male accompagnati. E non abbiamo bisogno di salva Lega, perché la Lega la state salvando voi, la Lega ce la salviamo da soli, altro che 4%, noi prendiamo milioni di voti il 25 maggio, noi ci mettiamo a correre, siamo noi a vincere il 25 maggio e con noi vince la speranza e vince soprattutto il lavoro. Non abbiamo scelto fra i candidati calciatori, ballerine, attori, cantanti, abbiamo scelto gente normale, perché siamo il movimento della gente normale, che a differenza di qualcun altro sa parlare l'italiano, mette il congiuntivo al posto giusto, perché io sento qualcuno, ho litigato l'altro giorno in televisione, perdonatemi, col Sciur Pittella, ma come fai a fare il vicepresidente del Parlamento Europeo se ti assegni anche a Bunde parlare l'italiano? Cioè, ripassa al prossimo giro, se questo è quello che il PD ha a disposizione, se la coppia da fuoco del PD sono Pittella e Kyenge, oh signor da Muracese, la sa sta, te li troviamo noi 150 immigrati per bene che sono più svegli e più in buona fede della Kyenge, perché ce li abbiamo anche iscritti alla Lega, gli stranieri, stranieri ma non fessi, a me piacciono gli stranieri ma non i fessi, a prescindere dal colore della pelle. Salite sul palco, candidati belli e brutti, sono un po' timidi, fate un applauso ai candidati che verranno a Bruxelles a cambiare la storia dell'Europa da nord a sud, fatevi vedere qua davanti, davanti, davanti. Con tutte le bandiere, partiamo dal Tirolo e arriviamo fino in Sicilia. Ci sono i popoli, questa è l'Europa dei popoli, della gente per bene, del nord e del sud, che ne ha le palle piene di Bruxelles e di Berlino. Questa è la gente che andrà a Bruxelles a cambiare questa Europa, perché cambiare si può, perché cambiare si può. Perché cambiare si può, da Bolzano a Lampedusa, e siamo qua per cambiare. Fateglielo un applauso, perché hanno bisogno di forza e di coraggio. E grazie perché ci state mettendo la faccia. Magari non saranno famosi, però un altro grande lombardo, e io la dedico a loro, Gianni Brera scriveva che un uomo che non lavora per sé e per la propria comunità non è un uomo libero.
Questi sono donne e uomini liberi. Grazie per la vostra battaglia, da nord a sud, perché la battaglia della libertà e questo splendido prato è per tutti voi e per quel genio che si chiamava Gianfranco Miglio, che ci ha insegnato che cos'è la libertà e che non finiremo mai di ringraziare. E l'albero della vita è anche per lui. Grazie. Grazie a tutti. Lega! Lega! State pure qua. Io ricordo solo perché l'Italia è uno Stato che non applica la Costituzione e saremo noi come Lega, come indipendentisti, a costringere lo Stato italiano ad applicare la Costituzione, che all'articolo 52 dice che la difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino. Se non ci pensa lo Stato, i confini li difendiamo noi. Ciascuno di voi si senta in dovere di difendere i nostri confini. Poi il concetto di patria è bello, perché ognuno lo coniuga in base al suo sentimento, al suo cuore, alle sue emozioni, alla sua radice. Patria è terra, patria è lingua, patria è profumo, patria è sapore. E io ringrazio gli splendidi cantanti che in questi giorni si sono esibiti sotto questo tendone, perché la cultura non è solo di sinistra, perché la musica non è di sinistra, perché la scuola non è di sinistra, perché andare in classe col manifesto sotto il braccio è una schifezza, perché andare in classe a parlare di comunismo a dei bimbi di 10 anni è una schifezza. Viva quei professori, viva quelle maestre che educano non all'odio ma al rispetto. E così come ha educato all'odio il nazismo, ha educato all'odio il comunismo, che dovrebbe essere bandito da una società civile, non arrestato, perché ognuno è libero di esprimere le sue idee, ma mi fanno pena. Nel 2014 i comunisti mi fanno pena e mi spiace che ci sia ancora gente che si richiama a un ideale che ha portato fame in mezzo mondo. Però siamo qua a proporre le nostre idee, i nostri sindaci. Un applauso a coloro che hanno la sana follia, e il mondo lo cambiano i folli, non le persone lineari, di candidarsi a fare il sindaco o il consigliere comunale per la propria collettività. Avete la mia stima, il mio rispetto e la mia fiducia, perché so che andrete a rappresentare la Lega, non solo ad amministrare. Vi chiedo solo una cosa: non limitiamoci alla buona amministrazione. Fare il sindaco della Lega significa essere a disposizione di un ideale. Troppe volte le beghe nei comuni ci hanno distratto dall'obiettivo ultimo che qualunque leghista ha nel cuore. Chi litiga per l'assessorato e abbandona la partita non ha capito un cazzo. Non conta l'assessorato, conta la libertà che arriva alla fine, alla fine, alla fine del percorso. Ci sono le bandiere dell'Europa fuori dai nostri comuni, l'Europa che sta massacrando l'agricoltura, il lavoro, che ci sta rubando futuro, che se ne fotte dell'immigrazione. Domani tornate in comune e toglietele le bandiere dell'Europa, che non servono a niente, sostituitele con quelle della vostra gente, o come a Porcia, sostituitele con quelle degli operai che rischiano il posto di lavoro nel nome di questa fottutissima Europa. Torniamo a parlare di Europa quando sarà l'Europa del lavoro e non dei mercanti nel tempio e non nei banchieri. Io sono orgoglioso di questa squadra. Io ho fatto la prima tessera nel 90, ho cominciato a dormire in tenda,
quando avevo il fisico, 20 anni fa. Anzi, molti di voi si ricorderanno che i giovani ai tempi erano là su quella collina di fronte a noi. Io mi prendo questo impegno, andiamo a vincere le elezioni europee il 25 maggio, andiamo a dare l'anima per il Piemonte il 25 maggio, andiamo a conquistare quanti più sindaci possibile il 25 maggio. Se devo scegliere un comune, una città stupenda, abbandonata, triste, insicura, che merita di tornare a correre, a vivere, a sognare, a essere un esempio in tutto il mondo, io scelgo di andare a vincere a Padova, che merita di essere liberata dalle zecche, dai centri sociali, dai nulla facenti di professione, dai sindaci incapati. Viva il Veneto, viva Padova, viva San Marco, riprendiamoci le nostre città, dobbiamo vivere le nostre città. Ieri ero nella bellissima Genova, dove 50 sfigati dei centri sociali volevano impedirci di parlare, e ho preso l'impegno di tornare nel centro storico più bello d'Europa, che è quello di Genova, a camminare da uomini e donne libere senza paura. E i centri sociali li chiudiamo a chiave con doppia mandata e magari li mandiamo in cantiere alle 5 della mattina a fargli provare un'emozione nuova, quella del lavoro, quella del lavoro. Così invece di prendere a bastonate la polizia imparano a lavorare, che è una cosa più utile e più giusta. E poi i conti su Milano, lo dico a Pisapia, li regoliamo fra 2 anni, perché Milano deve tornare a essere Milano e non quella baraccopoli a cui questi incapaci di sinistra l'hanno ridotta. Impegniamoci a dare tutto, a essere fratelli. Se la magistratura interverrà a gamba tesa, dobbiamo esserci tutti. Se arresteranno senza che abbia fatto nulla uno di noi, uno di voi che è su questo prato, uno delle donne e degli uomini che ci stanno ascoltando da casa, uno, se ne porteranno via uno per le sue idee pacifiche e non violente, tutti, dopo un'ora, dobbiamo essere pronti, mettere in discussione la nostra libertà, la nostra vita, perché chi tocca uno tocca tutti. Non ci fanno paura l'Europa delle banche, dei giudici rossi, dei finanzieri, non ci fate paura, qua non c'è gente che ha paura, fateglielo sentire a Berlino e a Bruxelles l'urlo di gente che non ha paura, che vuole lavorare, che vuole correre, che vuole sperare, che vuole vivere dignitosamente. La paura non abita qua. Prima vinciamo, poi torniamo a Pontida e arriviamo ovunque, sulla collina, sul fiume, sul prato, con un sacco di gente per bene che sta dicendo questa è la Lega, che per le battaglie dei nostri governatori, che non smetterò mai di ringraziare perché nessuno ha la bacchetta magica e ci mettono l'anima per liberare il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, fategli sentire quanto siamo loro vicini. La mattina quando arrivano in ufficio alle 8 ci siete voi insieme a loro. È dura, ma è difficile e dobbiamo avere coraggio, dobbiamo osare, dobbiamo avere il gusto della sfida, la forza della sfida. E quindi noi ci siamo e ci saremo per tutti. Ci saremo per tutti i padani che hanno bisogno, che stanno cercando disperatamente un lavoro, e anche per chi non abita a nord ma è tornato a sperare. Io sono orgoglioso di questo, io sono orgoglioso di incontrare tanta gente guardando la testa alta che dice avrete anche sbagliato qualcosina, io l'ultima volta non vi ho votato, l'ultima volta quanti ne conoscerete, l'ultima volta mi avete fatto un po' girare le palle,
non si capiva, insomma, un po' di casino, e quindi avevo votato Berlusconi, e quindi avevo votato Grillo, e quindi non avevo votato perché rimanevo leghista nel cuore, e però non ce l'ho fatta. Stanno tornando tutti e più di prima. Andate a suonare i campanelli, uno per uno. Il 25 maggio è un referendum. Il 25 maggio la scheda delle elezioni europee non ha 20 partiti diversi. Non potrete scegliere 20 partiti diversi. Ci sarà il partitone unico del passato, di Schulz, della Merkel, perché da questo punto di vista votare a destra, votare a sinistra significa votare tedesco. E poi c'è il partitino rognoso, Piscinin, Brüte Katif, altro che Piscinin, che vi farà un mazzo così, perché saremo noi a liberare le energie al nord e in tutta Italia. La gente per bene che vuole lavorare ha una sola scelta, e il simbolo è quello, non ce ne sono tanti, il simbolo del lavoro è quello là, dell'indipendenza, dell'autonomia e del sorriso. Non vado avanti oltre, perché avete da fare tanta strada per tornare a casa, e perché se qualcuno pensava di riposarsi questo pomeriggio ha sbagliato a capire, ai gazebo, ognuno nel suo paese, suonare i campanelli. Gli altri hanno una cosa in più rispetto a noi, questo sì, tutti gli altri partiti, Renzi e Berlusconi, hanno qualcosa in più rispetto a noi, i soldi. Ma io non baratto le idee per i soldi. Gli lascio i suoi milioni di euro per fare le pubblicità televisive, per mettere i mega manifesti, e io mi tengo le idee della Lega, perché avere i milioni di euro per vendere fumo non serve. Noi non abbiamo i milioni di euro, ma abbiamo migliaia di militanti e abbiamo le idee, abbiamo il coraggio, abbiamo la voglia e la forza di tornare a correre e a sperare. Quindi la voce l'ho quasi finita, era la prima Pontida indegnamente da segretario. Vi assicuro che non è facile parlare da qua, per ultimo dopo due mostri come Umberto Bossi e Roberto Maroni. Io non so se sono ancora nei dintorni, ma veramente li ringrazio di cuore. Bossi e Maroni, fateglielo arrivare l'applauso, perché se siamo qua è grazie a loro, e grazie soprattutto a loro, a voi, a questo splendido prato con migliaia, migliaia, migliaia di persone. Mi piacerebbe che anche voi poteste essere qua a guardare questa immagine eccezionale. Candidati, dovete dare il massimo per loro, non per fare il parlamentare, non per prendere qualche voto, ma questa gente merita il massimo, e quindi vi chiedo l'impegno di esserci, di dare il massimo. E il primo che è eletto consigliere comunale, assessore comunale, sindaco o qualcos'altro, tradisce la Lega, viene preso a calci in culo per 800 chilometri di strada. Il primo che tradisce la fiducia e la fatica dei militanti della Lega non torna qua a sorridere, perché non tradite un partito ma tradite un popolo. E siamo stati fin troppo buoni in passato coi fenomeni che diventavano geni e sceglievano l'autonomia di pensiero, un par di palle. Se cambi idea, molla la cadrega e torna a lavorare. E ne ho trovati pochi di quelli che hanno cambiato idea e hanno mollato la cadrega. Gli daremo una bella rusata e gliela facciamo, semmai. Qua non c'è gente che tradisce, e neanche lì. Però valga per le future generazioni. Se qualcuno dei bimbi di 4 anni, glielo sconsiglio, farà politica e verrà eletto, ricordi quel maggio 2014, d'ora in poi chi sbaglia paga, e paga caro, perché la vostra fatica non merita tradimenti, non merita delusioni.
chi è sotto i gazebo sotto l'acqua da ieri, chi sta facendo salamelle da 4 giorni, fateglielo arrivare l'applauso fino là in fondo, perché non sono quelli pagati dai sindacati, quelli pagati con le tessere di CGL, CISL e UIL, che sono dei sindacati indegni, che sono i primi nemici dei lavoratori italiani. Quella è gente che quello che fa lo fa gratis. Torniamo a lavorare, a correre, a sperare. Volevo parlare poco, ho parlato troppo, me ne scuso, ma mi verrebbe voglia di non andare più via. Adesso ho finito, smetto di essere segretario federale, torno a essere militante fra militanti. Vi chiedo scusa se non riuscirò a essere ovunque. Mi piacerebbe essere ovunque, so che laddove non riuscirò a essere voi darete il massimo. Questa settimana per scelta, da domani mattina, farò un giro un po' particolare, volendo, per un movimento indipendentista padano. Domani mattina sarò sulla spiaggia di Augusta, dove sbarcano migliaia di clandestini. Poi vado a Mineo, poi vado a Catania, poi vado a Lamezia Terme per dire basta, Mare Nostrum è la cazzata più grande degli ultimi anni. Quei soldi non spendiamoli più per aiutare gli scafisti. E se ci chiamano per andare a raccontarlo là, in Salento, piuttosto che in campagna, ci andiamo a liberare anche quelle persone per bene. Poi torniamo a nord, gli ultimi 12 giorni li passerò in camper per ascoltare, per incontrare, per ragionare. Sabato prossimo spero di riuscire a essere testimone di una delle cancellazioni più vergognose che io imputo allo Stato italiano in merito alla nostra storia, al nostro lavoro, alla nostra cultura, ai nostri nonni. Lo Stato italiano è riuscito a massacrare un corpo stupendo come quello degli alpini e riuscire a togliere dignità e futuro alle penne nere è un omicidio, è un genocidio di cultura che grida vendetta. Viva le penne nere che si troveranno a Pordenone nel prossimo fine settimana, sperando che ci siano vicine in un percorso di libertà, di identità e di orgoglio. Quante sono belle le nostre diversità, e invece questa Italia e questa Europa ci vuole tutti uguali, la moneta unica, il pensiero unico, il cibo unico, la musica unica, la cultura unica, la scuola unica, la magistratura unica. Che palle, piccolo è bello, diverso è bello, le lingue, i profumi, le culture, le professioni. Riprendiamoci il passato per riprenderci il futuro. Ho detto anche troppo. Grazie, siete stupendi, vi do impegno, la mia vita, il mio lavoro. E chiedo alle mogli e ai mariti di portare pazienza. Se torniamo a casa tardi, portate pazienza. Se stiamo un po' di meno di quanto dovremmo con i nostri figli, portate pazienza. Se non sempre ci ricordiamo delle mamme, dei papà o dei nonni, portate pazienza, ma stiamo facendo la rivoluzione del sorriso. Stiamo cercando di riprenderci casa nostra e la libertà viene prima di tutto. Io ci metto il cuore, ci metto l'anima, ci metto il futuro, ci metto la salute. Se tutti voi siete disposti a dare lo stesso, date la mano a chi avete di fianco e non conoscete. Vi chiedo di prendere la mano destra di chi avete di fianco, di alzarla, perché quello di oggi è un impegno che riguarda anche gli sconosciuti. No, non è un gesto di pace, no, tenetela un attimo, non siamo in chiesa, va bene che è domenica, però non faccio il papa, però tenetela ben stretta la mano di chi avete di fianco a voi.
e che magari non conoscete, perché quello di oggi è un impegno, uno per tutti, tutti per uno, fino alla libertà, uno per tutti, uno per tutti. Qua c'è gente che non ha paura, viva la Lega, viva Pontida, viva l'Europa che cambia, viva l'Europa dei popoli e viva tutti voi. Grazie, grazie, grazie.